Benvenuti a questo nuovo appuntamento con la rubrica Libri e Storie in Webcam. Oggi presentiamo il volume Il giornalino di Prezzolini, la lingua italiana fra promozione e propaganda nella New York degli anni 30-40, pubblicato da Franco Cesati Editore nel 2018. Ne parliamo con l'autore Roberto Dolci, professore associato di linguistica educativa all'Università per Stranieri di Perugia, e con il professor Ruggero Ranieri, presidente della Fondazione Ranieri di Sorbello. Ringraziamo entrambi per aver accettato il nostro invito. Buongiorno. Grazie per l'invito, ringrazio la Fondazione, ringrazio lei, dottoressa Valoroso, e ringrazio soprattutto il Presidente della Fondazione per avermi invitato a presentare a questa occasione. Professor Dolci, ci potrebbe spiegare brevemente cos'era il giornalino di Giuseppe Prezzolini? Il giornalino di Giuseppe Prezzolini era un giornalino, semplicemente, la parola lo identifica perfettamente. Era un foglio di poche pagine, 8 pagine, in cui dentro c'erano delle attività, degli esercizi, dei suggerimenti per gli insegnanti di italiano come lingua straniera nelle scuole e nei college degli Stati Uniti, soprattutto dell'area di New York, ma non solamente degli Stati Uniti, dell'area di New York, poi ha avuto anche una diffusione più ampia, e per gli studenti per imparare la lingua italiana. Come voi ben sapete, nel mondo anglosassone, le scuole e i college spesso hanno questi circoli in cui praticamente gli studenti si riuniscono intorno ad un interesse comune. Quindi c'è il circolo di matematica, c'è il circolo di storia dell'arte e c'è anche il circolo per le lingue straniere, tra cui i circoli di italiano. E normalmente questi circoli producevano delle piccole pubblicazioni per condividere in un certo senso lo stesso interesse. E Prezzolini, Giuseppe Prezzolini, che era il direttore della Casa Italiana, un'istituzione particolarmente importante, radicata dentro Columbia University, ma che in realtà aveva un suo interesse molto più ampio, perché poi era finanziata dal Ministero degli Affari Esteri, ha pensato di farne uno in modo che diventasse uno strumento per aiutare appunto gli insegnanti e gli studenti ad imparare l'italiano, ma c'era anche un secondo scopo. Lo scopo secondo, forse più importante, era quello di promuovere la lingua italiana sicuramente, ma anche promuovere il regime fascista, che poi era particolarmente interessato a questo aspetto. Era un giornalino molto semplice, come dicevo, perché poi lo stesso Prezzolini, voi pensate, lui stesso dice: io che avevo inventato e diretto la voce, mi sono ridotto a fare un semplice giornalino per insegnanti e per studenti. C'erano le classiche letture letterarie, oppure argomenti di geografia, di storia, per fare in modo appunto che gli studenti da un lato imparassero, ma dall'altro potessero, come dire, riallacciarsi all'Italia, e perché dobbiamo pensare che in quel momento, poi eventualmente lo approfondiremo dopo, gli studenti di italiano erano soprattutto studenti di origine italiana, di seconda generazione. Di questo potremmo parlare perché è un aspetto interessante, ma in cui appunto c'erano tutte queste attività. Per esempio, non so, la figura di Colombo. Ogni ottobre di ogni anno si parlava di Colombo, perché Colombo chiaramente era il personaggio più importante, per quanto di stimolare in un certo senso l'orgoglio italiano, appunto, della seconda generazione di italiani d'America. E quindi tutte quelle possibilità che venivano date alla comunità e agli italiani di poter salire nella scala sociale e dimostrare quanto fosse importante la lingua e la cultura italiana, e soprattutto la cultura italiana, che in un certo senso era, come Prezzolini dice, la cultura della civiltà mondiale, la base della civiltà mondiale, no? Roma e poi la Grecia. Negli anni 30, anche Uguccione Ranieri è impegnato e attivo negli Stati Uniti come insegnante di lingua e cultura italiana. In che maniera il suo percorso si intreccia, il percorso di suo padre, professor Ranieri, si intreccia con quello di Prezzolini? Ma sono due biografie molto diverse. Se non altro c'è un problema proprio anagrafico. Uguccione era in America in quegli anni, insegnava come instructor all'Università di Yale, ma aveva nemmeno 30 anni, aveva 27, quando è arrivato aveva 26 anni, 27 anni. Quindi era un giovane proprio alle prime armi, mentre Prezzolini, come abbiamo sentito, dirigeva la Casa Italiana, era un professore,
senza parlare poi della sua storia precedente in Italia, quando era stato uno degli intellettuali, diciamo così, di punta nel movimento delle riviste del primo Novecento. Quindi due persone, insomma, con una visione, un'esperienza diversa, però, diciamo, si potrebbe dire che si muovevano in uno spazio culturale abbastanza comune, nel senso che tutte e due lavoravano a questa idea della cultura italiana come momento di una rinascita nazionale. Mi piace citare un articolo di Guccione, Corriere del Connecticut, uno dei giornali della stampa italoamericana, e parla dell'importanza della lingua italiana, che lui identifica come la prima vera erede delle lingue classiche latino e greco. Dice è fra le lingue europee la primogenita delle culture classiche e fino al Rinascimento fonte e interprete ufficiale del pensiero europeo. Ecco, poi dice Guccione, questo la dice lunga su come lui vedeva questo suo impegno in America, appunto come insegnante poi di italiano. Dice, dopo il Rinascimento la lingua italiana perse in parte il suo primato assoluto, diventa una delle tante lingue europee, ma oggi, dice Guccione, riprende un suo universale linguaggio. E questo la dice lui, perché lui vedeva in questo momento anche politico dell'Italia una ripresa di una grande funzione culturale. Ecco, in questo, diciamo, vedo l'insegnamento, se volete, di Prezzolini, o comunque un orizzonte culturale abbastanza vicino. Se posso attaccarmi a quello che diceva adesso il professor Ranieri, è verissimo che condividevano da questo punto di vista la stessa idea, sia Guccione che Prezzolini. Non a caso Prezzolini scrive proprio un articolo pubblicato su Modern Language Journal, quindi una rivista particolarmente importante nell'ambito ristretto della linguistica, e in cui definisce l'italiano la lingua moderna classica. L'italiano non è una lingua che può essere staccata dalla sua cultura. Chiaramente la lingua italiana e la cultura italiana vanno strettamente legate, ed è questa, da un lato, potrebbe essere la sua debolezza, perché chiaramente non, certe volte ha meno valore dell'inglese, chiaramente, come lingua di lavoro, ma è anche la sua forza, perché la lingua e la cultura italiana sono talmente strettamente legate che non possono andare una senza l'altra, ed è questo uno dei grossi anche vantaggi per promuovere la lingua italiana. Chiederei a questo punto al professor Dolci di ritornare per un attimo su alcuni punti già toccati all'inizio della nostra conversazione e chiarirci ancora meglio qual era il posto che la lingua italiana occupava nel paesaggio culturale della New York degli anni 30 e 40. In quegli anni c'è stato il boom dell'immigrazione italiana negli Stati Uniti, soprattutto fino agli anni 20, fino al 1924, diciamo. Dico 1924 perché è una data particolarmente importante per quanto riguarda l'immigrazione, perché gli Stati Uniti cambiano una legge per cui non accettano più tutti, ma cominciano a fare delle quote. Che succede in quel periodo? Succede che l'immigrazione italiana era, diciamo, per il 50% un'immigrazione che non voleva rimanere stabile, nel senso che poi circa il 50% pensa di tornare in Italia, quindi erano giovani, maschi, poco istruiti, che non avevano voglia di costruire niente negli Stati Uniti, ma invece per il 50% rimane appunto a costruire la propria vita negli Stati Uniti. E dopo il 24 quello che succede è che ormai la prima generazione viene scavalcata dalla seconda, cioè la seconda diventa più numerosa della prima, e la seconda è quella che di cui ci stiamo occupando noi, la seconda generazione, soprattutto la seconda generazione di italiani americani, sono quelli che cercano in tutti i modi di assimilarsi al nuovo contesto, no? Quello che poi gli chiede anche il fascismo: diventate americani, perché poi il fascismo chiaramente vorrebbe utilizzare questa comunità un po' come quinta colonna, ma questa nuova generazione, la seconda generazione, è quella che, diciamo, non ha più legami così stretti con l'Italia, ma comunque i genitori stessi e il regime vogliono che li mantenga, e quindi c'è
da un lato c'è questo avanzamento sociale e dall'altro c'è questa necessità di fare in modo che la seconda generazione non perda le radici. Per cui che succede? C'è tutto questo movimento per fare in modo che l'italiano venga insegnato nelle scuole, cioè una comunità così numerosa fino a quel momento non aveva la proposta dell'italiano nelle scuole, come invece c'era per il francese, c'era per lo spagnolo, per le lingue straniere. E chiaramente è un insegnamento che viene rivolto soprattutto appunto agli studenti di seconda generazione per fare in modo che non perdano i legami con la comunità stessa, perché poi diciamo i prominenti, no? C'è questa definizione di persone importanti in un certo senso della comunità, fanno in modo proprio che la comunità possa mantenere dei legami molto stretti tra di loro. È un po' il concetto dell'elite vitals, italis, anche come forza e come coesione, e poi anche come forma di lobbying nei confronti poi della società americana. Però è anche vero che Prezzolini, Nieri Sorbello e tanti altri intellettuali di quel periodo erano molto vitali da questo punto di vista. Il figlio di D'Annunzio, che si occupava poi della parte della produzione dei libri italiani, sono intellettuali che appunto spingono per un riconoscimento di dignità all'italiano americano, che fino a quel momento era forse visto come, ecco, una persona che svolgeva lavori umili, ma poi piano piano, ricordiamoci che la casa italiana stessa viene finanziata dagli italiani americani che hanno raggiunto il benessere economico, quindi c'è anche questo aspetto. In quel momento poi la guardia diventa sindaco di New York, quindi gli italiani finalmente diventano una forza anche in termini culturali ed economici da questo punto di vista. Chiederei a questo punto al professor Ranieri se ha qualche ulteriore dettaglio da aggiungere al disegno di questo paesaggio culturale che ci è stato presentato dal professor Dolci. Un paio di brevissime considerazioni. Il giornalino di Prezzolini, io in qualche misura lo ricollego ad altri esperimenti che furono fatti a diversi livelli, proprio come strumento di quella che possiamo chiamare diplomazia culturale. In un certo senso anche Guccione in quegli anni scriveva su vari giornali italiani sempre con questa ottica di propagandare, diciamo, i punti alti della cultura italiana. E poi dopo la guerra, in un contesto mutato, dirigerà The Italian Scene, che era un bollettino che appunto anche lì cercava di promuovere negli Stati Uniti e in altri paesi le eccellenze culturali, scientifiche, letterarie dell'Italia. Quindi c'è questo filo sottile di una diplomazia culturale che era quasi, secondo me, una scelta obbligata per un intellettuale italiano che lavorasse a contatto con l'America, proprio per il background di cui parlava il professor Dolci, cioè questa comunità che stava crescendo aveva bisogno di una forte legittimazione anche culturale perché potesse svolgere un ruolo nell'America moderna. L'altro punto, forse va ricordato, che c'erano anche delle associazioni non italiane ma americane, come una Italy America Society, che svolgevano un ruolo parallelo a questo, complementare, nel senso che radunavano un po' l'alta società, la buona società, industriali, finanziari, eccetera, di americani che vedevano con simpatia l'ascesa dell'Italia e, bisogna dire, fino al 36-37 anche il regime di Mussolini. Ecco, Guccione fu molto attivo nella Italy America Society, ma lo fu anche Prezzolini, sia pure in modo diverso perché aveva una diversa posizione, diciamo, ma tutte e due svolgevano conferenze, corsi di letteratura, sempre, però questa volta per un pubblico americano di amici, diciamo così, amici dell'Italia. Quindi due traiettorie sicuramente diverse, diverse per spessore, inevitabilmente con Prezzolini che ebbe un ruolo importante, discusso se vogliamo, però importante in quegli anni, un Guccione che era alle prime armi, però si muovevano in un contesto, diciamo, molto, molto simile. E infatti, non avendo una particolare empatia personale, anche perché Prezzolini era un uomo molto difficile, anche Guccione lo era, non credo che diventassero mai amici, però ebbe una lunga corrispondenza negli anni successivi,
quando Pozzolini tornò in Italia, e quindi rimasero in contatto e si scambiavano libri, opinioni, eccetera. Grazie per essere stati con noi, vi aspettiamo ai prossimi appuntamenti con altri libri e altre storie in webcam.